Abbiamo visto in una precedente lezione che quando la velocità in un moto circolare varia nel tempo, accanto all'accelerazione centripeta, sempre presente, che in ogni istante vale il quadrato della velocità diviso il raggio, è necessario considerare una accelerazione cosiddetta tangenziale perché va nella stessa direzione della velocità. Non abbiamo però stabilito come valutare l'accelerazione tangenziale. Questo è un obiettivo che raggiungeremo in questa lezione, oltre a trovare la legge del moto circolare uniformemente accelerato. Quando il moto è uniformemente accelerato, vuol dire che la velocità spaziale aumenta proporzionalmente al tempo, il suo modulo naturalmente, ma aumenta proporzionalmente al tempo anche l'angolo descritto in intervalli di tempo uguali mentre il corpo ruota sulla circonferenza, cioè aumenta proporzionalmente al tempo la velocità angolare. In questo riquadro vediamo come abbiamo definito la velocità spaziale, l'accelerazione spaziale, la velocità angolare e questa nuova grandezza che chiamiamo accelerazione angolare, definita come il rapporto tra la variazione della velocità angolare e l'intervallo di tempo in cui è avvenuta. Se il moto è circolare uniformemente accelerato, allora l'accelerazione angolare sarà costante nel tempo. In questo caso possiamo scrivere che delta omega è uguale ad alfa delta t e rendendo esplicita questa espressione troviamo la relazione che ci dà la velocità angolare in ogni istante di tempo, vale a dire la somma tra la velocità angolare iniziale e il prodotto accelerazione angolare per l'intervallo di tempo. Questa relazione è del tutto identica simmetricamente a quella che avevamo ottenuto nel caso del moto uniformemente accelerato, in cui la velocità in un istante era determinata dalla velocità iniziale più il prodotto dell'accelerazione per l'intervallo di tempo. Questa totale simmetria matematica nelle definizioni di velocità e accelerazione spaziale e velocità e accelerazione angolare ci consente di affermare che se la posizione in un istante di tempo è uguale alla posizione iniziale più la velocità iniziale per il tempo più la metà dell'accelerazione per il tempo al quadrato, vorrà dire che la posizione angolare in un istante di tempo sarà uguale alla posizione angolare iniziale più la velocità angolare iniziale per il tempo più la metà del prodotto dell'accelerazione angolare per il tempo al quadrato. Questa è la legge del moto circolare uniformemente accelerato. La legge cioè che a condizione di conoscere i parametri costanti accelerazione angolare, velocità angolare iniziale e posizione iniziale ci consente di conoscere la posizione angolare in un istante qualunque di tempo. Vogliamo adesso capire come calcolare la accelerazione tangenziale. Dalla definizione che abbiamo dato di accelerazione angolare, ricordando che la velocità angolare è uguale alla velocità spaziale diviso il raggio, possiamo allora scrivere che l'accelerazione angolare è uguale alla variazione del rapporto velocità spaziale fratto il raggio diviso l'intervallo di tempo. Ma il raggio è una costante, quindi possiamo tirarlo fuori e otterremo che l'accelerazione angolare è uguale all'inverso del raggio che moltiplica la variazione della velocità spaziale diviso l'intervallo di tempo corrispondente. Ma questa è un'accelerazione spaziale, quindi alfa è uguale a 1 su r per l'accelerazione. Ma di quale accelerazione spaziale stiamo parlando? Non dell'accelerazione centripeta, perché quella c'è anche quando la velocità angolare rimane costante. Il fatto che la velocità angolare cambi nel tempo
è legato alla presenza di una accelerazione diversa da quella centripeta, stiamo parlando dell'accelerazione tangenziale. Quindi abbiamo ottenuto, similmente alla relazione velocità uguale a velocità angolare per il raggio, l'accelerazione tangenziale è uguale all'accelerazione angolare per il raggio.